Sì, La sono già state paziente proiettate, però se si si vuole. sta addormentando. Ha in anamnesi delle precedenti polipectomie, già tre interventi per polipectomia, e nell'ultimo è venuta appunto una diagnosi di EIN, iperplasia complessa tipica EIN. La paziente ci giunge da un centro di infertilità, desiderosa quindi di prole. Abbiamo fatto fare a completamento della proposta chirurgica conservativa, abbiamo fatto una risonanza magnetica di confronto anche per valutare l'impegno miometriale. La tipologia di intervento che farà Stefano sarà appunto una resezione endometriale parziale, in modo da poter ipotizzare una riepitelizzazione, una ricolonizzazione endometriale e quindi poter eventualmente affrontare un percorso di PMA. Ci siamo? Sì, siamo pronti a aprire la pompa, entriamo in cavità. Mi sentite? Mi sentite? Ok, allora siamo in cavità, la storia della signora l'avete già un pochino vista, per cui è sentita, non aggiungo altro. C'è sicuramente di base un iperestrogenismo, probabilmente da conversione, perché la signora è un po' overweight. Ecco, cominciamo a valutare bene l'aspetto dell'endometrio che troviamo. Ecco, quindi andiamo col filtro in spettra B e cerchiamo di capire un po' questa vascolarizzazione che caratteristiche ha. Ecco, secondo il vostro giudizio, come vedete questa vascolarizzazione? Qual è la vostra opinione? Stefano? Sì? Ci senti? Facci un riassunto dei dati della paziente perché Non vi sono, sento, eravamo cercate di concentrati parlare sui più concentrati. forte perché. Facci un riassunto della paziente perché eravamo Non so se avete concentrati visto sugli nella scheda sfumogelo. clinica, è una signora che è stata sottoposta a varie polipectomie, mi sembra almeno due volte nel contesto della sua storia clinica. Il che lascia pensare, si diceva, a un iperestrogenismo perché, se ben ricordo, è associato a un BMI di 29. Ecco, allora a questo punto l'ultima polipectomia ha dato la presenza di un'iperplasia complessa atipica barra EIN su polipo endometriale. Quindi, come dicevo prima, il nostro compito in questo caso non solo è di programmare una soluzione chirurgica conservativa, ma anche di avere la risposta completa all'esame istologico per evitare il rischio, come ben sapete, di focalità che possono dare un'indicazione istopatologica diversa da quella di partenza. La signora ha fatto anche una risonanza che è risultata negativa, cioè soddisfacente per quanto riguarda l'endometrio. E di conseguenza abbiamo deciso, ovviamente, essendo una 42enne sì, ma desiderosa di prole, di fare un trattamento conservativo. Conservativo nel pieno senso della parola, cioè conservativo non solo dell'organo, ma anche della capacità riproduttive. Quindi si parla di resezione endometriale, e vi ricordo il termine endometriale, non endometriale, perché porteremo, avete visto nella diapositiva di presentazione, i primi 3-4 mm del miometrio, quindi ben oltre gli sfondati ghiandolari. Quindi diamo al patologo il pezzo completo in una single slice, quindi senza danni termici e senza nessun tipo di inquinamento da un punto di vista diagnostico. E parziale perché lasciamo quindi il fondo dell'utero e i recessi tubarici, che sono fondamentali per il discorso riproduttivo. Nella inner hysterectomy invece il recesso tubarico viene asportato in bloc insieme al fondo uterino.
Ecco, qui abbiamo la valutazione dell'altro recesso tubarico, un pochino più nascosto da queste micropolipoisi. Avete visto prima che sono andato in spettra, cioè nel filtro, e vi chiedevo, secondo il vostro parere, che caratteristiche aveva questo tipo di vascolarizzazione, se secondo voi ha delle caratteristiche di tipicità o di atipicità. Allora Stefano, sappiamo tutti che è più facile fare una diagnosi morfologica isteroscopicamente di un voce, carcinoma, per favore, che di una Allora, dicevo, se tu vuoi sapere la nostra opinione, sappiamo che morfologicamente in isteroscopia è più facile fare una diagnosi di carcinoma dell'endometrio che di iperplasia. Assolutamente d'accordo, in questo Luigi. Caso... Però io vi do semplicemente un input discussivo e devo dire che con noi con Spectra abbiamo avuto una riproducibilità veramente significativa con l'istologia, anche per quanto riguarda l'iperplasia. Ecco, la tecnica single slice va dal fondo in un'unica slice all'istmo. Ecco, vedete, io comincio dal fondo, dalla parete in questo caso posteriore, in un singolo movimento porto via una slice completa. Ecco, vi faccio vedere la slice, che è molto interessante. Vedete che c'è miometrio e che non c'è danno termico, vedete, non ci sono fenomeni forti di elettrocuzione perché sono stato rapido e non ci sono assolutamente gli sfondati ghiandolari. Ecco, quindi a questo punto io posso dare al patologo il pezzo, cioè la parete anteriore, vedete, è una slice che è lunga tanto quanto è lunga la cavità uterina, e quindi propongo al patologo le varie pareti. Tendo a portare via le singole slice non tanto per un discorso di visibilità quanto per un senso di completo raccoglimento. Per questo mi avvalgo anche della valva posteriore, perché nessun tipo di pezzo vada perduto. Quindi continuo lasciando indenne ovviamente il fondo e sfruttando l'ansa in tutta la sua dimensione, che sono circa 4 mm. Vedete che il sistema è abbastanza veloce, semplice e non ammette ripetizioni, cioè la slice deve essere unica e senza mai interrompere, cioè il plasma... Sì? Sì, allora... Intanto io faccio il circolare... Niente. Mi sentite? Grazie a tutti. Sì, Stefano, ti sentiamo. Ecco, possiamo farti una domanda? Sì, finisco di descrivervi il caso. Non vedete, so questo è il fondo. Io non lo faccio analizzare. E qui sì, vedete sì. I recessi tubarici, che sono assolutamente indenni. Vedete, perfettamente indenni, conservati di indenni. Vedete? E anche l'altro, ecco qua. Conservato ed indenne, e poi vediamo ovviamente il manicotto ismico, che anch'esso è conservato indenne. Quindi praticamente vedete, in 10 minuti l'intervento è finito. Vi faccio vedere rapidissimamente poi le slice come sono ben nette e pulite. Noi usiamo l'Equimat, ecco, si può far vedere il settaggio dell'apparecchio. Vedete, abbiamo un'intravasazione di 360 millilitri minuto. Io sto lavorando a una pressione alta perché ho bisogno di dilatazione, ma vedete come l'intravasazione sia ferma, quindi io setto la pressione in base alle mie esigenze. Se sono compatibili con l'intravasazione, bene, altrimenti abbasso flusso e pressione fino a che l'intravasazione non si ferma. Ecco, quindi praticamente andiamo a vedere di nuovo in spettra per vedere se c'è dell'endometrio residuo. Ecco, vediamo come questo sia doveroso mantenerlo per i motivi di cui abbiamo parlato prima. La signora poi dovrà fare sicuramente
in base alle scelte riproduttive, un trattamento che può essere un device con levonorgestrel piuttosto che un trattamento orale. Questo però compete poi il centro di PMA o le scelte della signora. Vediamo però che a livello delle pareti, le esploriamo ora con una certa attenzione, non c'è traccia di endometrio, ecco, come vedete. L'endometrio è stato tolto al di fuori del fondo e dei recessi in maniera esaustiva. Ecco, qui a questo punto si segue anche il canale cervicale, torniamo in canale più croma, ricordatevi che non si può operare, o quantomeno è auspicabile non farlo, con spettra B, perché appiattisce totalmente l'immagine, al contrario del canale più croma, dove, come vedete, dà una tridimensionalità fantastica. Ecco, praticamente l'intervento è finito. Gel, gel, applichiamo il gel direttamente, va così, vedete anche il gel, mi date la siringa, io lo applico direttamente nell'inflow, già pronta, chiudete l'acqua per favore. Ecco, a questo punto io tolgo l'inflow, chiudo l'outflow ovviamente per sfruttare al massimo il discorso del gel. Stefano? Sì? Stefano? Parla, Stefano? Tanto sto mettendo il gel. Stefano, mi senti? Sì, perfettamente. Non gli fai neanche una biopsia sul fondo? No, non faccio una biopsia perché è sufficiente il discorso, già messo il gel, dei pezzi che abbiamo portato via completamente. Diciamo che non c'è niente di significativo sul fondo che non sia presente anche sulle pareti. È una vascolizzazione marcata, pronunciata, ma senza note di atipia. Vediamo un po' che cosa viene fuori ora all'esame istologico. Fondo e recessi non le tocchiamo. Stefano, dimmi tutto. Anche perché poi qui comunque sia sarebbe auspicabile avere delle biopsie un pochino più corpose che comprendano anche non solo l'endometrio ma anche il miometrio. Dimmi tutto. Io la domanda di Luciano te la faccio al contrario e poi più forte, che più forte non sento, scusate. La prima è non sento. Due domande sì. Semplici. Due domande abbiamo. Sì, una sì. È, visto che fai questi chips unici, all'anatomopatologo tu gli segnali anche se provengono dalla parete anteriore e o posteriore? Ah sì, scusate, vado. Oppure così. Mandi tutto insieme? Vorrei far vedere, ti rispondo e nello stesso tempo, fa vedere Marcia le slice. Che avete visto uno, a livello due. Microscopico. La domanda è se tu la lesione... Se tu la lesione per la quale fai questo trattamento, sarà raro, ma capita che ce l'hai sul fondo dell'utero. Sì. Come ti comporti? Sì. Ecco, ora non ho sentito, vai. Ecco, ora ridimmelo. Non ho sentito, vai. La seconda domanda è, nel momento in cui tu la lesione, la diagnosi di iperplasia atipica, ce l'hai sul fondo dell'utero, sì. Come ti comporti? Ma ascolta, il problema è che in questo caso noi dobbiamo assolutamente associare, come si diceva prima, un trattamento farmacologico in attesa di una scelta di PMA. Cioè non possiamo essere radicali con una conservazione non d'organo, mi ripeto, ma funzionale. Quindi a questo punto o fai un trattamento sistemico, vi cito il Megace piuttosto che locale, il levonorgestrel su Mirena, è comunque un trattamento farmacologico, lo devi fare. Quello che noi cerchiamo in una situazione del genere è di capire la diffusione della situazione iperplastica e dell'EIN e se ci sono dei G1. Ecco, questo chiaramente, dei G1 focali ci possono essere, che il discorso cambia ancora sotto certi versi radicalmente, non tanto in senso tecnico-decisionale quanto nella scelta della paziente di riproduzione. Allora, in questa donna che hai appena trattato, in cui sì. Hai una diagnosi di EIN, un pochino più forte sempre, scusatemi. Endometriale per sottoporla... Più forte, per favore. Dicevamo, in questa donna in cui sì. Abbiamo... In questa donna in cui abbiamo già una diagnosi istologica, l'hai trattata, aspettiamo sì. La ricolonizzazione endometriale, andrà a PMA o quello che vuoi, sì.
ogni quanti mesi la rivaluti questa cavità ai fini oncologici? Allora, il nostro follow up, comunque sì, anche quando facciamo una inneristerectomy in paziente desiderosa di conservazione d'organo e non di fertilità, è comunque semestrale. Facciamo una risonanza magnetica d'inizio, per ora l'idea è portiamo avanti una risonanza magnetica alla dimissione, all'uscita del follow up, che attualmente è 5 più 2. Ne abbiamo già 4 di casi che sono stati tutti risolti senza recidiva di malattia. D'altronde sappiamo che la storia naturale dell'adenocarcinoma, comunque di una pre-neoplastica, è di 4 anni. Cioè, perché lasciata lì una lesione pre-neoplastica, esiti in adenocarcinoma, ha una storia naturale di circa 4 anni di evolutività. Quindi con i 5 anni in teoria noi dovremmo essere fuori, e comunque di solito proponiamo, specialmente in pazienti giovani, il 5 più 2. Stefano, sono bette. Beppe, dimmi tutto. Sì, guardate, avete visto le slice o no? Sì. Ecco, vi faccio vedere le slice dal vivo, come no, sono... No, ancora non si sono viste. Ecco, come sono pulite, diciamo così, come sono... Ancora, se possiamo zoomare o avvicinare. Ecco, non c'è assolutamente nessun materiale interferente, capito? Da confondere il patologo per quanto riguarda... No, non ci sono zone... Dubbie. E mai, non mai... Non ci sono dico... zone di carbonizzazione, esatto, nulla, quindi hanno... non c'è dubbio. Perché col plasma taglia a temperature talmente alte che se sei veloce non hai il tempo letterale del danno termico. È il concetto delle persone che camminano sui carboni ardenti, certo, senza bruciarsi, pensateci bene, è lo stesso discorso identico. Sì. Dimmi. Stefano, io vorrei invece qualche così un confronto, qualche delucidazione da un punto di vista più prettamente oncologico, no? Sì. Nel senso che se te tu fai un inner isterectomy, quella classica che te ci hai detto, che ci hai dimostrato che stai facendo nell'ultimo periodo in una donna che non ha desiderio di gravidanza, ma certo, che tratti in quel modo per evitare l'isterectomia, per non arrivare a fare l'isterectomia, e quindi fai una resezione completa di tutto l'endometrio e dello strato superficiale del miometrio, quindi poi hai un controllo istologico completo anche sugli angoli tubarici, anche sul fondo dell'utero. Bene, non avrei nessun tipo di perplessità, anzi, mi sembra che sia effettivamente un'innovazione importante da un punto di vista della chirurgia mininvasiva e della chirurgia conservativa. Ho invece qualche perplessità in queste situazioni, da questo, e per questo vorrei un chiarimento da parte tua. Perché? Perché qui tu lasci l'endometrio, che verosimilmente, presumibilmente atipico come tutto il resto, sul fondo dell'utero e sugli sfondati tubarici. E poi questo endometrio dovrà ricolonizzare tutta la cavità perché questa donna possa essere avviata ovviamente a una procedura di PMA, altrimenti certo. lo potrebbe. Bene, è molto verosimile che questa ricolonizzazione avvenga sempre con delle atipie. Ma certo, lì cioè ci che vuole ti si riformi trattamento sulle pareti, perché certo, ti riparte da quell'endometrio atipico che hai sul fondo dell'endometrio atipico. Allora dico, perché fare tutto questo e non trattare invece con una terapia soppressiva questa donna e poi avviarla a una PMA e poi fare una inner isterectomy completa a gravidanza ottenuta, anziché fare questo tipo di procedura? Certo. Cioè, questo tipo di procedura dove tu lasci comunque dell'endometrio atipico, qual è l'obiettivo che si pone da un punto di vista riproduttivo? Cioè, perché non fare un trattamento con la Mirena oppure con del Desogestrel per sopprimere questo endometrio iperplastico,
ottenere con la PMA la gravidanza e poi fare una isterectomy a gravidanza espletata. Ti rispondo in maniera semplice, Beppe, il discorso delle focalità. Come ho detto all'inizio, questo intervento, prima che essere chirurgico anche definitivo, è diagnostico. Cioè noi non abbiamo certezza, anche con Spettra B, e mi sembra che Luigi lo dicesse, a volte non si vede bene con sicurezza nemmeno un G1, invece in questa maniera abbiamo una sicurezza di non focalità. Te dici, ma c'è una focalità sul fondo, ma se tu hai visto quanto poco ho lasciato di fondo, quindi diciamo che se non c'è in tutte le pareti, le caratteristiche sono le stesse. Sì, Stefano, però qual è la linea cellulare che ti dà la tipia, come fai a stabilirlo? No, però diciamo, cioè, non lo puoi stabilire. Non c'è dubbio, non che... è che tutto l'endometrio è omogeneamente atipico, no? No, no, ci no, sono ma infatti lì però atipiche, troviamo delle cellulari soltanto iperplà. Certo, però possiamo trovare delle focalità peggiorative della diagnosi iniziale e il discorso cambia. Primo. E poi il secondo discorso è provato che un debulking, cioè una riduzione dell'endometrio coinvolto, è sicuramente da un punto di vista prognostico molto efficace anche nella gestione dell'endometrio rimasto, che come si diceva va gestito nella ricolonizzazione con trattamento medico. Quindi sì, c'è anche chi fa un trattamento esclusivamente medico, sia detto sistemico, citavo il Megace piuttosto che il locale, il Levonorgestrel, ma comunque indubbiamente è dimostrato che una citoriduzione dell'endometrio coinvolto comporta anche nella ricrescita del successivo il trattamento medico più efficace. E poi insisto, questo è veramente molto importante, la focalità. Cioè io con questo intervento, prima che essere terapeutico, sono diagnosta. Ecco. Se invece ci limitiamo al polipo secco o ancora peggio a un sampling endometriale, io non mi sento sicuro di una diagnosi completa per tutta la cavità uterina, per cui tutto l'endometrio, di un EIN. Potrebbe esserci un G1. Stefano? Mi sì? Senti? Sono Gianluca. Oh Gianluca, dimmi tutto. Il counseling che avete fatto a questa paziente, comunque, tiene conto, avete detto a questa signora che comunque un minimo di rischio difficilmente quantificabile che lei possa sviluppare comunque un carcinoma, un adenocarcinoma invasivo, anche se sull'istologico attuale tu non trovi nulla, certo. O meglio, c'è soltanto una persistenza di iperplasia tipica, cioè lei ha conoscenza di questo, perché mi sembra un nodo fondamentale per potersi muovere, certo, con una, certo, tecnica che tu hai utilizzato. Gianluca, sì, posso parlare? Non sento bene. Posso rispondere? Mi sentite? Vai. Dicevo, ricordatevi, sì, che i counseling sono due, non uno, attenzione, due. C'è il primo counseling che riguarda la resezione endometriale parziale, che è svolto solo a completare la diagnosi. Quindi la signora non firma nessun counseling in senso conservativo, che sia per conservazione d'organo che sia per la fertilità. Il counseling, quello che tu dici, è il secondo counseling. Quindi qui adesso la signora ha fatto semplicemente un counseling per aumentare il discorso diagnostico del problema che lei ha. Il vero counseling viene dopo. Poniamo che la risposta istologica si ripeta con un EIN ICA versus EIN. A questo punto la signora avviene da parte nostra informato che la scelta elettiva è l'isterectomia. La conservazione dell'organo, qualora lei scelga di farla, deve avere una motivazione riguardante lei ed esclusivamente lei, può essere la riproduttività o la conservazione dell'organo a scopo sessuale, psicologico, emotivo, quello che volete, e che comunque disattende la nostra prima indicazione, che è l'isterectomia. Qualora lei rifiuti quindi l'isterectomia e scelga una strada conservativa, gli diamo un'indicazione chiarissima, documentale, di un follow-up semestrale costante per 5 più 2 anni. Ecco. Non so se...
Però Stefano, scusa, se, però abbi pazienza, quando noi abbiamo una diagnosi occasionale o per un sospetto ecografico isteroscopico di iperplasia atipica, al di là della parola anche complessa, ma quando c'è la parola iperplasia atipica, sì? Se una donna comunque ha esaudito il suo desiderio procreativo, c'è l'indicazione alla isterectomia. Assolutamente, ma anche se non ha eseguito il suo percorso riprocreativo, Luigi, ricordati che la donna viene sempre prima del figlio, anche in ostetricia. Quindi anche se la paziente pone come necessità il suo desiderio riproduttivo, non cambia la nostra indicazione di isterectomia, non cambia, è forte e chiara, è assolutamente indiscutibile. La conservazione, ma lo sa, è formata. La conservazione può avere vari motivi. Ecco, noi non possiamo giudicare la conservazione della fertilità un motivo più nobile, più etico, più importante della conservazione della sessualità, dell'integrità del suo della sue organi genitali, della statica pelvica, eccetera, eccetera. Noi non possiamo dare un giudizio sui motivi della conservazione. Ecco, questo secondo me bisogna essere estremamente chiari ed etici. Per cui dico, signora, non vuole figli, non rompa l'isterectomia. No, ma voglio dire che... Capito cosa voglio dire? Voglio dire che quindi in realtà il counseling completo, sì? Tu lo hai già fatto in questo step. No. Quello che hai appena fatto lo no. Hai già no. Fatto completo il counseling. No, Luigi, perché ora alla luce della risposta istologica può essere migliorativa, può essere peggiorativa. Ti faccio un esempio, a volte un'unica EIN sul polipo non si riproduce poi, tolto il polipo, sulla totalità dell'endometrio. Oppure può essere peggiorativa con la presenza di foci di G1. Quindi noi non abbiamo fatto oggi altro che una consulenza di ampliamento di chirurgia mini-invasiva sul precedente ingresso istopatologico in un polipo in EIN. Ora, alla luce di questa risposta istologica che è dirimente, è completa e quindi assolutamente discutibile, lì che c'è il counseling, capito? Ora la signora puoi dire è desiderosa di prole e tutto il resto, in un certo qual modo è verosimile che voglia conservare l'organo, però ce lo deve dire lei, noi non siamo dei giudici per dare indicazioni sulla correttezza, sull'eticità, sull'importanza dei motivi. Se ne può parlare anche dopo. Stefano, cioè, altre domande? Stefano? Sì. Stefano, Ettore, giusto un commento Ettore. Su quello che hai detto, perché dobbiamo in qualche maniera dare delle indicazioni che poi ci servano e che possiamo poi usare nella pratica di ogni giorno. Certo. Perché è vero quello che tu dici, che l'iperplasia atipica chiaramente è un'indicazione importante e che è importante la salute materna. Certo. Però è altrettanto vero che i dati in letteratura supportano che anche il 30-40% delle iperplasie atipiche in donne in età riproduttiva con la terapia medica puoi controllarle. E chiaramente noi abbiamo casi di donne giovani, vedi, con tipo le PCO e altre, che vengono con diagnosi di iperplasia atipiche e addirittura anche di cancro. Allora, mentre sul cancro io sono d'accordo con te che c'è poco da fare e anche io sono molto sicuro che effettivamente c'è poco spazio per una possibilità conservativa, anche se abbiamo i dati di Ivan sul polipo, ma quelle sono lesioni focali. Le lesioni diffuse con le iperplasie dove c'è un cancro già diagnosticato lasciano poco spazio, ma le iperplasie atipiche in donna giovane che non ha avuto figli, dobbiamo dire che esiste un'alternativa all'isterectomia e dobbiamo essere tranquilli che poi i colleghi non ci smentiscano. Questo è il messaggio che voglio dare. Certo, cioè, sono d'accordo con te. Esiste come alternativa, non possiamo dire che dobbiamo fare l'isterectomia sempre. Ma no, questo mai. È ragionevole proporre un trattamento medico, il follow-up in ambienti selezionati dove è possibile effettivamente fare un follow-up serio. Certo. Quindi,
Però ecco, non dimentichiamo, Ettore, della diagnosi, perché un'iperplasia complessa tipica, un EIN su polipo, non hai la sicurezza di una diagnosi completa, sei sempre sul focale, sei sempre sul focale. E invece noi in questa maniera riponiamo la diagnosi alla paziente e le varie scelte terapeutiche con un ventaglio diagnostico molto più accreditabile, capisci? Molto più accreditabile. Poi il fatto che si gli dica che la prima scelta è l'isterectomia non vuol dire che gli si consigli solo l'isterectomia. Il tratto conservativo è una scelta, ma è una seconda scelta, cioè equivale alla rinuncia della prima. Insomma, è importante, capisci questo concetto? Ora sembra di disquisire sulle parole. Io sono d'accordo con te sul fatto che... Stefano, sono d'accordo con te che chiaramente sono casi da centri selezionati, non si questo possono gestire. Non così. C'è dubbio, perché hai posso visto... Posso fare un commento, Stefano? Sì? Stefano, sì? Da centro PMA e sì. Di infertilità. Allora, questa signora aveva avuto già due isteroscopie, ok? Corretto. Quindi con due diagnosi diverse. Due polipi, in cui era due stati polipi. Levati sì. Due polipi. Sì? Quindi, esatto. Tutti e due erano risultati EIN? No, negativi. Negativi. Ecco, tutti negativi. Sì, sì. Secondo me, ritornando un po' a quanto ha detto anche Beppe prima, dunque, abbiamo fatto un trattamento di un'iperplasia complessa tipica. Questa paziente voleva una gravidanza. Il rischio, sicuramente, facendo un trattamento abbastanza radicale, così come hai fatto te, e che comunque ha necessità di una terapia medica dopo, perché hai lasciato gli osti, hai lasciato il fondo, hai lasciato l'istmo, dove ci potrebbero essere comunque delle focalità di tumore. Senz'altro, però ricordatevi, esatto. È la quantità. Io, probabilmente da centro... Fammi finire. Da centro PMA probabilmente quello che facciamo noi è, a questo punto, dopo due diagnosi, due isteroscopie ed un polipo, e questa diagnosi, probabilmente... gli avrei messo immediatamente, avrei fatto un trattamento medico con una spirale e poi avrei fatto dei controlli stretti, isteroscopici, con biopsia. È una scelta anche questa. Il rischio in questo caso qui è di procurarle sicuramente delle sinechie che poi devi andare a... e di fare comunque un danno sull'endometrio. Che poi non è riparabile dal punto di vista riproduttivo. Parla, ecco, questo è l'approccio che noi facciamo. Certo. Però ecco, rapidamente, il discorso delle sinecchie ormai abbiamo veramente molta esperienza in questo senso qui, e da quando poi si usa il gel sono assolutamente assenti, specialmente nelle parziali, non abbiamo mai avuto sinecchie. Poi vi ricordo che la quantità di endometrio presente è direttamente proporzionale alla rischiosità della recidiva e del peggioramento della recidiva. E infine, io vedo che non ve lo ricordate, tenete a non ricordarvelo, ma questo intervento è per prima diagnostico, cioè fare diagnosi di iperplasia atipica, un EIN su un polipo, per me non è sufficiente per dare alla paziente un trattamento che riguarda solo una lesione preneoplastica. Per me ci potrebbero essere altre foci. Quindi con questo trattamento noi non abbiamo mai, dico mai, avuto problemi di natura adesiva. E abbiamo una valutazione istopatologica molto più rassicurante o in ogni caso attendibile. E infine non abbiamo mai avuto problemi di cavità, ecco, questo lo posso assicurare perché ne vediamo molti. Questa poi è la nostra esperienza, per carità. Io credo, come diceva, mi sembra, Ettore, che poi alla fine sono trattamenti che risentono molto dell'ambiente in cui viene fatto. Io vedo le vecchie resezioni di 15 anni fa, sono terrificanti, sono delle microchips di 2-3 mm disordinate, buttate lì senza possibilità di fare una diagnosi istopatologica rassicurante, senza nessun trattamento antiadesivo. Cioè è cambiato molto, non stiamo parlando di una resezione endometriale, ma una resezione endometriale secondo caratteristiche tecniche di imaging e elettrochirurgiche completamente diverse. Però tutto quello che dite è giusto. Stefano, ma... Il,
nella valutazione dei tuoi dati, tu che cosa hai trovato nella donna in cui hai una iperplasia atipica, in cui hai fatto un trattamento come quello di oggi, ne hai fatte 20, 30, nelle valutazioni successive hai visto che questo endometrio rimane uguale, tende a migliorare o a peggiorare? Allora, noi abbiamo ad oggi quattro, perché dunque abbiamo cominciato questo studio con SPICE, quindi è della fine del 12, quando ancora era un prototipo, perché ci siamo avvalsi nel follow up della tecnologia SPICE. E abbiamo già tre persone fuori protocollo, di cui una ha un 5+2, che non hanno avuto nessun tipo di recidiva di malattia. Abbiamo avuto solo un caso di recidiva di malattia dopo un anno e mezzo, cioè da EIN adenocarcinoma, e la signora è stata operata secondo criteri tradizionali. Per quanto riguarda il follow up della cavità, è chiaro che una resezione endometriale completa, un inner hysterectomy, lascia una cavità tubulare, spesso con i recessi tubarici tutto sommato visibili, ma con l'orifizio tubarico non visibile, con comunque endometrio il più delle volte totalmente ipotrofico, atrofico, assente. Quindi finora i risultati sono buoni, sono molto buoni, una sola recidiva adesso. E abbiamo avuto delle gravidanze, anche due gravidanze con un G1, con trattamento conservativo. E la signora che tutte e due le signore che hanno partorito non hanno tolto l'utero dopo, fra parentesi, però non sono nostre pazienti, sono state seguite da chi ce l'aveva mandata. Stefano, scusami, sono Valeria. Io volevo dire solo due parole perché, come molti di voi sanno, io mi occupo specificamente di questo argomento, cioè iperplasia atipica e carcinoma dell'endometrio in donne desiderose di prole. E noi a Roma seguiamo circa 80, abbiamo un bacino di circa 80 pazienti. Io vorrei dire una cosa perché sicuramente è un campo che deve progredire, in cui vanno fatti molti studi multicentrici, però allo stato attuale non c'è nessuno studio che dica che c'è un vantaggio chirurgico rispetto alla terapia medica nel trattamento di queste patologie. Quindi c'è solamente un piccolo studio di meta-analisi che dice, sempre su piccoli numeri, che sembra esserci un piccolo vantaggio lì dove la chirurgia precede in ogni caso la terapia medica. Quindi a mio avviso, diciamo, lì dove è possibile quanto più mantenere l'integrità della cavità, magari appunto facendo un trattamento medico o riservando a una piccola chirurgia, secondo me va fatto, perché poi io che seguo queste donne ormai da oltre 10 anni e le vedo nel tempo, non è che tutte riescano ad ottenere una gravidanza subito, e i continui controlli, le biopsie continue che effettuano, soprattutto se tramite elettrochirurgia, modificano e alterano la cavità, cioè ci sono donne che dopo anni di trattamento iniziano ad avere veri e propri problemi a mestruare. Questo è dovuto al fatto che piano piano le isole di endometrio si riducono. Quindi secondo me per ora, fino a che non abbiamo degli studi randomizzati, multicentrici e controllati, secondo me l'indicazione rimane ad essere il meno aggressivi possibile in queste pazienti. Valeria, sono sempre d'accordissimo con te, ma non toglie che possa essere valido il tuo trattamento, senza nulla togliere, però secondo me non deve assolutamente passare come un'indicazione. No, ma non vuole esserlo assolutamente, quando arriveremo in fondo tireremo le conclusioni. Però comunque quello che non viene e continua a non essere detto è la completezza dell'esame istologico. Cioè, se tu fai un sampling endometriale o togli un polipo e ti viene un EIN e li fai il trattamento farmacologico, perfetto, ma ti manca la completezza istopatologica che ho io. Capisci cosa voglio dire? Non guardare il dopo, guarda il prima. Quello che voglio dimostrare io, non tanto l'efficacia del trattamento chirurgico come risolutivo, ma sicuramente come validazione e completezza dell'esame istologico. Poi questi discorsi andrebbero fatti dopo l'esame istologico. Io intendo per esame istologico una resezione parziale, non intendo un sampling o una polipettomia. La discussione dovrebbe vertere sull'esame istologico. Non so se riesco a spiegarmi. Quindi io
ho delle perplessità, non dico che confuto, ho delle perplessità sull'attendibilità di un esame istologico fatto su un sampling endometriale. Ma io, guarda, posso essere essendo lesioni focali, però va validato da uno studio. Sì, ma per carità, io ti dico che dal 13 queste cose devi raccogliere, casistica. Ma è indubitabile che siano lesioni focali, giusto? L'endometrio dà lesioni focali, quindi, e questo è dimostrato universalmente. Come possiamo essere sicuri che il sampling che noi facciamo, e ti dirò di più, lo facciamo anche in SPICE, sia il focus giusto? È questo che io... Scusate, io credo una cosa, che quello che c'è in letteratura c'è solo un dato, e questo poi è la fonte di tutti i problemi, che il 30% dei casi che entrano in sala operatoria con una diagnosi preoperatoria di iperplasia atipica, poi all'esame definitivo sono negativi. Già adenocarcinoma. Qua nasce 70 il negativi, problema. Però. Allora, il problema è l'adeguatezza dell'esame istologico, la tua ricerca di un campionamento maggiore. Certo. La mia perplessità soltanto è che se parliamo in termini di riproduzione, e mi leggo a quello che ha detto Cela, la collega, che una ablazione quasi, come fai tu, forse è un po' troppo eccessiva, quindi praticamente può creare anche danni sulla cavità. Allora, se bisognerebbe trovare un compromesso, una linea di mezzo tra le due esigenze. L'esigenza diagnostica, che io sono d'accordo con te perché è importante, sappiamo che questo dato ormai è consolidato, è accettato, che è d'esperienza anche di tutti. Noi portiamo in sala operatoria tante iperplasie tipiche che poi dopo all'esame finale sono già carcinomi. D'altro canto però, se sono donne giovani che devono avere una gravidanza, darle un'occasione di sinechia, aderenze e altre cose può anche essere detrimentale. Allora bisogna trovare una giusta via di mezzo. Questo credo sia il succo della faccenda. Ecco, questo secondo me è il focus. Controllato in cui si valutano i rischi e i benefici di questo trattamento. È il focus corretto, però ecco, anche perché io insisto... poi da un punto di vista di risposta alla terapia... Scusa Stefano? Posso intervenire, ma... Valeria, ci ha interrotto? Dov'è? Non ce l'ho. Giusto per capire qual è il modo di comportarsi. Viene una paziente... Si sente male. Se mi sentite? Un microfono, allora, un attimo. Partiamo dal presupposto che... Sì. Io onestamente sono d'accordo 100% con Stefano. Per un semplice a parte che adesso usciremo con uno studio multicentrico, nel senso con i dati, in cui noi associamo sempre il trattamento isteroscopico al trattamento medico. In letteratura è stato dimostrato che il trattamento isteroscopico, inteso come rimozione della lesione laddove focale, o inteso in caso di patologia diffusa, con rimozione del tessuto, diciamo così, iperplastico, preservando lo strato basale, quindi non facendo l'ablazione. Ricordatevi che nella grande parte dei centri che dicono che non fanno isteroscopia, alla fine loro fanno il DNC, che è anche più traumatico sulla cavità, anziché una resezione blanda come è stato fatto prima, che non soltanto i tassi migliorano leggermente, non in maniera esagerata, terapia chirurgica più terapia medica, ma il tempo di risposta alla patologia, alla terapia medica è accelerato, cioè la regressione del tessuto iperplastico avviene molto praticamente prima. La cosa che a me fa ridere è che le persone che criticano l'isteroscopia sono poi quelle che poi fanno il raschiamento, cioè oggi io vedo in tutti i centri, anche grandissimi centri oncologici, che arriva una diagnosi di iperplasia con atipia, casomai fatta dal collega in office con la pinzetta, e le fanno il raschiamento. È questa la vergogna. Vergogna, orrendo. Cioè, sì, è nel mondo, ma non è una vergogna da noi, perché noi sappiamo l'isteroscopia, ma nel mondo, se vedete le linee guida, le NICE guidelines, ti diranno che per proporre un trattamento conservativo alla paziente in caso di lesione endometriale atipica, tu devi fare una diagnosi che venga dal DNC, che sia poi l'esame istologico validato da un patologo esperto. Quindi nel mondo si continua a fare il DNC e purtroppo, ahimè, anche in Italia.
Ma allora mi venite a dire che se io ho una diagnosi tra vedere e casomai resecare quel tessuto neoplastico, o anziché fare un curettage, perché poi vale, alla fine nei centri si fa il curettage, cieco, perché non cieco. È che tu la paziente le metti direttamente una mirena senza andare a vedere una cavità, come è fatta questa cavità, o no? Cieco. Ma io non so a quali centri ti riferisci, ti dico che negli Stati Uniti per esempio non fanno necessariamente il curettage, spesso fanno semplicemente la pipella e lì si fermano. Ancora che fanno? La pipella. Poi sicuramente, voglio dire, nel mondo ci sono varie... Lo so, ma secondo te da esteroscopista possiamo ancora pretendere... del frustolo. Lo so, ma da esteroscopista possiamo ancora pretendere che la diagnosi no, si faccia con la pipella? Quindi è chiaro. È chiaro, ma io sono d'accordo con te, sono isteroscopista, però voglio dire, purtroppo ci sono delle regole eventualmente nei loro paesi dettati, penso, da costi, perché insomma non si può dire che gli Stati Uniti non siano tecnologicamente avanzati. Assolutamente no, assolutamente non sono dai costi. No, no, Valè, assolutamente non sono avanzati, non è che sono avanzati su tante cose, ma non sono avanzati in questo campo. Il problema è che noi prendiamo pedissequamente la letteratura americana. Gli americani sono delle seghe in isteroscopia, delle seghe. Per forza, e non venite a dirmi che loro fanno perché noi dobbiamo seguire linee guida agli americani. Allora sempre questo fatto, la letteratura dice, ma la letteratura è fatta da uomini, da persone. Io quando leggo un lavoro vedo prima chi l'ha scritto il lavoro. È un acronimo. Allora l'idea che io faccio una diagnosi con la pipella... Siamo ripubblicati. Attilio, giusto per stemperare la situazione, ma seghe, che cos'è? Un acronimo di qualche nuova associazione? Stupid Endoscopic Gynecology Adults... comunque, giusto per riportare sui termini un pochino più scientifici la discussione, credo che nessuno voglia mettere in dubbio la validità della resezione endometriale a scopo diagnostico nelle iperplasie complesse nelle donne in perimenopausa. Il problema della discussione che abbiamo affrontato fino adesso è la validità di questa tappa diagnostica nella donna. Ma io, scusa, però io voglio dire una cosa, vuole Mario, affrontare poi un discorso di procreazione medicamente assistita. Ma quindi il problema io dico è una fai cosa, una questa paziente, giustamente io sono d'accordo con la Valeria. Dici? Questa paziente? No, io stavo finendo, dicevo che in una donna che desidera una gravidanza, una volta fatta la fase diagnostica sotto guida isteroscopica, il trattamento medico è la prima fase successiva alla diagnosi. Sì, perché però, il problema ragazzi, di una resezione di tutte le letteratura, pareti una paziente è per quella di indebolire la possibilità. Se no si parla, perdonami, abbiamo sempre detto che la resezione endometriale nella donna fertile non dovrebbe essere fatta a scopo terapeutico per i flussi abbondanti, perché di fronte alla possibilità di una futura gravidanza questo tipo di trattamento potrebbe indebolirne la fattibilità. Allora, se qui il problema è di proporre qualche cosa di conservativo a una signora di 42 anni che forse vuole affrontare un discorso di PMA successiva, quello che diceva la Valeria mi sembra un percorso più corretto e finalizzato a un periodo di osservazione limitato nel tempo, chiaramente. Ma la, manca la cioè, focalità. Ma l'alternativa c'è tu a questa paziente. Cioè, ma fatemi capire praticamente, questa paziente di oggi, tu le avresti messo, senza vedere la cavità, una mirena dentro stop. Tu che avresti fatto praticamente? Diciamo, al di là del fatto che avete già fatto due tu devi rispondere in questa paziente, che cosa avresti fatto? Io le avrei fosse venuta alla mia osservazione, avrei ripetuto l'isteroscopia, avrei fatto nelle zone che avrei ritenuto essere ad alto rischio come immagine isteroscopica delle biopsie mirate sotto guida isteroscopia con le pinzettine da
da 5 a 3, non avrei fatto la resezione, almeno che non ci fosse stata una lesione focale, e allora, come già sappiamo, possiamo fare solo sulla lesione focale una biopsia resettoscopica, sì, ma ablate, cioè resseccare tutte e quattro le pareti, ma sta dicendo l'ablazione a scopo diagnostico, un ipertrattamento. Ma io non so, Stefano, che cosa abbia detto, ma l'ablazione ragazza, no, teniamoci la resezione del tessuto endometriale, e se focalmente vai leggermente più profondo, ma questo ce l'ha dimostrato pure Ivan nel trattamento del carcinoma endometriale, togli la lesione, togli il miometrio sotto la lesione, togli l'endometrio attorno, non succede niente, non mi venite a dire che quella cavità si rovina e questa non può avere una gravidanza, dai. Sì, però questo tu lo sai che è un protocollo che si applica alle lesioni unifocali. Ma infatti stiamo dicendo quello che ti dicevo nello studio che noi abbiamo fatto. Se c'è una lesione focale si segue pedissequamente questa tecnica. Se c'è una lesione diffusa io faccio un trattamento resettoscopico come se utilizzassi, per intenderci, l'ansa del resettore come una curette. Perché è stato dimostrato, se vediamo la letteratura, da tutti gli studi giapponesi e della Cina che fanno praticamente tantissimo trattamento di carcinoma endometriale, che se tu rimuovi, e loro lo fanno per via del DNC, il tessuto neoplastico e fai poi la terapia medica, la risposta alla terapia medica è più rapida e non in maniera statisticamente significativa, ma anche un poco migliore. Parliamo di un 80% rispetto a un 74-75% fatto col curettage. Cioè loro dicono andiamo a rimuovere questo tessuto. Il problema, Valeria, però lo sai, che la gente, noi ancora passiamo direttamente dal DNC all'isterectomia o saltiamo proprio la parte del counseling conservativo, più per carenza di operatori che facciano questo che non perché non ci crediamo. E purtroppo, e tu lo sai meglio di me, la patologia neoplastica endometriale è in grande aumento proprio nella popolazione giovane desiderosa di prole. Anche sono sempre più vecchie, la popolazione giovane desiderosa di prole è sempre più vecchia, quindi è sempre più a rischio. Questo è il problema serio. Stefano, sì? Francesco Pulli, ciao. Francesco. Vorrei dire un pochettino anche la mia opinione. Intanto per la selezione delle pazienti considererei anche una cosa molto importante, che è quella di andare a fare un'anamnesi accurata, perché molte pazienti possono essere, per esempio, possono avere anche una sindrome di Lynch, quindi selezionare anche queste pazienti spesso non ce ne accorgiamo. Comunque io invece sono favorevolissimo a quello che è questo tipo di approccio per le pazienti desiderose di prole, di EPMA, perché dall'altra parte noi oggi abbiamo il fatto di fare un'isteroscopia e di trattare le pazienti con terapia medica, ok? Basta. Allora, andiamo a vedere e quindi poi proporremo i nostri risultati domani per verificare se questi risultati sono probabilmente migliori, più accurati anche in termini diagnostici di quelli che attualmente abbiamo. Io credo non ci sia nulla di trascendentale nell'andare avanti verso questo studio, anche perché i dati che noi abbiamo in letteratura derivano da vari studi, dai vari nostri comportamenti. Allora, fare questo, oggi poi noi abbiamo a disposizione anche dei gel antiaderenziali per evitare quelle che sono, il problema maggiore quale potrebbe essere? Quello di creare delle sineche in una donna che poi deve andare a PMA, ma lo possiamo verificare anche con un'isteroscopia successiva di controllo, eventualmente anche eliminarle, quindi io non vedo che ci siano grandi problemi nel portare avanti questo tipo di studio, assolutamente. Ora, io credo che nel caso che abbiamo visto noi ci sia un problema anche a monte, perché una signora con un BMI, mi sembra di quasi 30, che ha due recidive di polipi, questa andava trattata prima di arrivare a iperplasia, insomma, ecco, questo a 42 anni. Certo, Mirena andava messa 5-6 anni fa, ho fatto un trattamento anche un estrogestinico low dose, insomma. Bene, grazie. Poi posso... Sì. Grazie, professor. Sì. No, volevo aggiungere,
chiudere più che altro, perché penso che si possa passare ad altri. Non sento, non sento. Sicuramente il mio punto di vista... Stefano, sicuramente sono Stefano Bettocchi. Sì, sì. La cosa da fare, da pensare, è distinguere tra, come diceva Ettore, quanto tessuto vogliamo prendere per la diagnosi. Questo certo, è un aspetto. Certo. E se invece vogliamo fare terapia, sicuramente per l'aspetto diagnostico te la puoi giocare come vuoi. Sicuramente se vuoi essere psicologicamente più tranquillo, oltre le biopsie endometriali, che voglio dire, dovresti fare tante, uno può non sentirsi sicuro, eccetera, eccetera, un'opzione, l'abbiamo vista oggi, invece di andare in campi resettoscopici grandi, puoi utilizzare, avete visto la delicatezza di taglio del mini resettore, per esempio puoi fare delle ampie biopsie a striscia, lasciando inalterato, non toccando il miometrio, con il mini resettore, un'opzione buttata sul campo. Certo, puoi sì, sono tutte ipotesi vere, buone, da valutare. Puoi utilizzare la Novak, tieni presente che chi si occupa di riproduzione assistita ci chiede di provocare il traumatismo miometriale per favorire l'impianto. Quindi, voglio dire, una Novak fatta può andare bene, la Novak te la fai, ti porta fuori ampie strisce, se il patologo te le esamina bene, te le esamina tutte, può essere un'altra soluzione. Quindi, voglio dire, abbiamo varie tante possibilità, armi sul tante campo. Possibilità. Questo per tante la diagnosi. Per la diagnosi. Per il trattamento penso che ne abbiamo più discusso, poi ovviamente la parola finale spetta ai dati pubblicati, sempre con i limiti che ci io vuole, ritengo di molti lavori. Ci vuole purtroppo tempo, perché non è facile. Ok, mi dici un po' come siete messi lì?